Cerca sua madre nel cimitero e scopre qualcosa nel suo feretro che cambia la sua vita. La storia di Emiliano ci porta attraverso il lungo viaggio di un bambino di soltanto 12 anni che, dopo la perdita della madre Lucia, si trova a confrontarsi con una realtà dura e spietata, affidato alla custodia di una zia severa e distante, Isabella, e circondato dai suoi cugini crudeli, Emiliano scopre un vecchio diario della madre che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ciao a tutti amici, lasciate un commento alla fine di questa storia e un bel like se vi è piaciuta. Ricordatevi anche di fare un salto nei link in descrizione per trovare il mio podcast. Se siete pronti, partiamo. Io sono Emiliano e vorrei raccontarvi la mia infanzia. Un'infanzia andata bene fino a un certo punto, però poi tutto è cambiato quando mia madre ha perso la vita. Ma ciò che mi ha lasciato mi ha cambiato completamente la vita. Un tesoro che mi ha permesso di sfuggire al destino triste che mi aspettava. Un destino che stavo vivendo molto molto male. Sono cresciuto in un piccolo comune di pescatori vicino al mare. Amavo quel posto, così bello, così pulito e così luminoso. Amavo anche la mia routine. Mia mamma mi svegliava ogni mattina dicendo: «Ehi, piccola peste, avanti, svegliati che anche oggi devi correre». Lei mi svegliava in tempo, ma io finivo comunque per fare tardi, perché dopo essermi alzato impiegavo mezz'ora solo per mangiare. Ero un bambino un po' diverso e anche un po' lento. «Mamma, sono stufo dei cereali, perché non possiamo mangiare altro? La frutta e i cereali mi fanno venire il vomito». Le chiesi e le dissi un giorno, ma lei invece di sgridarmi o darmi solo una parola come risposta mi ha fatto un complesso discorso su quanto certe cose facciano bene e sul perché dovrei assumerle. Sapete, noi discorsi che fanno i nutrizionisti, tipo «questo è pieno di fibre, questo è pieno di proteine e tanto altro». Non capì niente allora, ma grazie a lei oggi ho un fisico invidiabile, possiamo dire, perché mi ha messo in testa il buon senso e mi ha insegnato un po' di diligenza alimentare. Comunque sì, ogni mattina mangiavo in modo svogliato e ogni mattina andavo a scuola senza nemmeno sapere il perché. Molto presto però mi sarei pentito di aver vissuto in modo così non curante quei giorni e quegli anni. Ma dopo tutto ero solo un bambino, no? Quindi avevo bisogno di una bella batosta che sarebbe arrivata da lì a poco. Avevo 12 anni ai tempi e tutto un mondo davanti. Dopo aver finito scuola tornavo a casa, mia mamma era ancora al lavoro, quindi mi mettevo sempre a pulire un po'. Mi scocciava e anche mamma diceva che non c'era bisogno, ma vedevo la stanchezza nei suoi occhi e nel suo volto in generale. Molto spesso non aveva nemmeno le forze di parlare. Abbozzava un sorriso timido e debole. Lavorava per ben 2 turni, dalla mattina alla sera. Tutto ciò per riuscire a mantenermi. Io lo sapevo in quel periodo che qualcosa non andava. Sapevo benissimo dell'abbandono di papà e del suo egoismo. Quando avevo 4 anni ci ha abbandonati per un'altra donna. Mamma ha continuato a sorridere anche in quei momenti, nonostante le difficoltà. Mi guardava in quel periodo e mi diceva: «Sarò io tuo padre, finché ovviamente non avrai un altro papà, chi lo sa. E ovviamente sarò anche tua madre, come sto già facendo». Si faceva in 4 per poter essere presente a ogni evento nella mia vita. Assemblea a scuola, durante i periodi in cui non volevo andare, mi accompagnava lei pur di non far tardi. Addirittura si presentava alle mie recite, spesso in ritardo, se non alla fine. Ma lo faceva, era presente a tutti i costi e sempre con quel suo sorriso. Dopo che papà l'ha mollata, quel sorriso era diventato un po' debole, forse anche falso in alcuni casi. Ma ha continuato a farlo finché non si è ripresa davvero. Una cosa che mi ha tenuto nascosto è il fatto che i primi tempi fosse andata da papà a dirgli di tornare. Spesso, anche sotto la pioggia, era davanti alla sua nuova casa, cioè la casa dell'amante. Faceva un'ora di macchina per andare da lui. Io l'ho capito, compiuti 10 anni. Un giorno ho sentito tutto al telefono. Papà stava urlando così forte che si sentiva da fuori la cornetta. «Non tornare mai più davanti a casa mia, hai capito? Abbiamo divorziato io e te, lasciami in pace». Lei infine si arrese. Non voleva farmi preoccupare, per questo motivo ha smesso, ma sicuramente avrebbe continuato se avesse potuto. All'età di 12 anni la vita sembrava di nuovo normale, anzi mamma aveva avuto la sua rivincita anche. Papà, a quanto pare, aveva perso tutto, sia l'amante che i soldi. La donna gli aveva rubato ogni singolo centesimo. Aveva iniziato con calma ed era durata per anni questa cosa, un furto lungo e complesso, da parte di una donna meschina. Dopodiché, questa amante è scappata chissà dove. Papà quindi è tornato da noi in quel periodo, ma mamma si è dimostrata forte e coraggiosa e l'ha mandato via. Però sembrava volesse vendicarsi in qualche modo. Comunque io volevo proprio essere come lei, forte e coraggioso. Dopo le pulizie in casa, che non erano nemmeno chissà cosa, visto che ero un bambino e non le sapevo nemmeno fare, mi mettevo a fare i compiti. Alcuni erano difficili, altri semplici, ma li finivo, non importava come e quando. Dovevo finirli perché mamma mi diceva che studiare mi avrebbe reso la vita più facile. In effetti è così. E anche questo però l'ho capito diventando più grande. La sera quindi tornava mamma. Ero felice di rivederla, ma a volte avevo paura che le avesse fatto del male. Avevo paura che papà fosse tornato e le avesse fatto chissà cosa.
E poi, come detto prima, il suo sguardo non sempre era dei migliori, però un sorriso per me ce l'aveva e come. Una sera le chiesi: «Mamma, ma perché noi non abbiamo amici o parenti? La nostra vita era solitaria, c'eravamo solo noi». Mi raccontò che era scappata dai suoi genitori, i miei nonni, molti anni fa per sposare papà. Una fuga d'amore, e da allora non li ha più visti. Si vergognava a tornare da loro, ormai era troppo tardi per tornare. Mi chiese se avessi voluto vederli, ma le risposi di no. Non volevo darle altri problemi. Già faticava ad arrivare a fine mese. Se le avessi chiesto di accompagnarmi fin dai nonni, chissà quanto avrebbe speso di benzina. Abitavano davvero molto lontani. Mamma non era molto sveglia, spesso dimenticava le cose e per questo motivo metteva post-it dappertutto. Un giorno cominciò a scrivere addirittura un diario, ma stranamente non voleva farmelo leggere. «No, Emiliano, sono cose private. Questo diario potrai leggerlo solo quando non ci sarò più, ok?» Lo teneva in un posto segreto in casa, che non era poi tanto segreto visto che io lo trovavo subito. Lei si era pure dovuta segnare il posto in cui l'aveva tenuto. Quel diario sarà una parte molto importante nella mia storia, quindi ricordatevelo. Arriviamo intanto al giorno in cui tutto cambiò. Era una sera d'inverno, faceva molto freddo, ma io non avevo ancora acceso i caloriferi. Solitamente aspettavo mamma, così da non sprecare soldi, o comunque li accendevo un'ora prima che mi mandasse il messaggio dicendo di stare arrivando. Ma quella sera il freddo divenne sempre più pungente, finché non arrivò la polizia a casa. «Tu sei Emiliano?» Io, disorientato, dissi di sì. «Devi venire in centrale con lui, piccolo». Ero spaventato e quindi chiamai mamma. «Aspettate, dov'è mia mamma? Voglio parlare con mamma!» I poliziotti cercarono di calmarmi. «Tranquillo, vieni con noi. Ti diremo quando verrai in centrale, ok? Seguici, non ti succederà nulla, ma è molto importante che tu ci segua». Così, ancora molto spaventato, andai con loro e nel mentre continuai a chiamare mamma al cellulare, ma niente da fare, non rispondeva. Infine, arrivati in quella centrale affollata, mi portarono in un ufficio in privato, così da non spaventarmi con tutti quei rumori, nonostante l'orario era pieno di persone. «Ecco, piccolo, tua mamma ha perso la vita in un incidente mortale. Ha preso in pieno un camion. A quanto pare i suoi freni non funzionavano bene e non è riuscita a fermare la macchina in tempo. Ora è in ospedale. E ti possiamo portare lì, ma non sappiamo se sia una buona idea mostrartela». In quel momento persi completamente coscienza di me stesso. Non avevo la minima idea di cosa stesse dicendo, non capivo più nemmeno dove mi trovassi di preciso e perché fossi lì. Svenni infine e l'ultima cosa che vidi fu il sorriso di mia mamma. Mi risvegliai in ospedale, lo stesso in cui a quanto pare era stata portata la mamma. «Dove sei, mamma? Dove sei?» urlai più volte, facendomi sentire da tutto il piano. Le infermiere cercarono di consolarmi e dopodiché entrò un detective, un certo Riccardo, e mi raccontò di nuovo tutto. Piansi tanto quel giorno, così tanto da avere due occhi gonfi come palloni da basket. La mia vita ha subito così un drastico cambiamento in un'unica notte. Passai 3 giorni in ospedale. Non potevano tenermi lì per sempre e dopodiché finì in una comunità. Qui rimasi per 1 mese e quindi non feci in tempo a conoscere nessuno, ma erano brave persone. Mi aiutavano spesso in comunità quando c'erano cose da fare. Ognuno aveva il suo da fare. La mattina c'era chi preparava la colazione, poi chi puliva i piatti e poi si andava al pomeriggio e infine la sera, facendo più o meno le stesse cose, ma sempre divise equamente tra di noi. Non mi trovai così male, anzi, fui quasi tentato da rimanere. Era una bella vita, nonostante la perdita di mamma. Mi sembrava di starmi riprendendo piano piano. Ma 1 mese dopo arrivò il funerale e ritornarono in mente tutti i ricordi con lei. Oltre al funerale arrivò anche mia zia. Lei divenne il mio inferno personale. Una persona di cui non avevo mai sentito parlare, che però all'improvviso voleva prendersi cura di me. «Ciao, io sono Isabella, tua zia. Non vedo l'ora tu venga ad abitare con noi, anzi, mi sa proprio che verrai oggi con noi, con me e i tuoi cugini. In teoria l'avvocato dovrebbe leggerci il testamento oggi pomeriggio e la sera, sempre in teoria, sarai con noi». Quante cose devo organizzare. Parlava a raffica, era una persona piena di pensieri in testa e all'inizio non mi sembrava tanto male. Anzi, le risposi che ero contento, finalmente avrei conosciuto i miei parenti. Ma il pensiero però fu più sbagliato, conoscerli non era stata una grande idea. Avrei dovuto tenermi alla larga invece, ma forse sarebbe comunque andata allo stesso modo. La loro casa era grande, molto grande. C'era lo zio Michele, che però non vidi, stava dormendo. I fratelli gemelli, nonché i miei cugini, Arnaldo e Luca. E infine la più piccola, Sara. Tutti e 3 mi accolsero addirittura con un abbraccio all'inizio. «È un piacere conoscerti», dissero tutti insieme a gran voce dopo che ebbi passato la soglia di casa. «Vedi, questi sono i tuoi cugini e non vedevano l'ora di vederti».
Ma sfortunatamente abbiamo impiegato molto ad avere il tuo affido. Il testamento di tua mamma, cioè mia sorella, non era molto chiaro. Beh, si sa, quella donna era un po' sbadata e stupida. Quell'uscita su mia mamma non mi era piaciuta molto, ma pensai che, essendo la sorella, potesse farlo. Potesse cioè criticarla anche da morta. Lasciai quindi perdere, ma avrei già dovuto cogliere i segnali. Perfino il sorriso dalla zia aveva qualcosa di subdolo, di nascosto. Era diverso da quello della mamma, che anche nei momenti più difficili era sincero almeno nei miei confronti. La zia invece sembrava forzarsi, ma nemmeno questo notai subito. Si forzava addirittura anche con i suoi stessi figli. Comunque, i primi giorni tutto sembrò perfetto. La zia mi preparava da mangiare, mi cambiava le coperte e cercò di farmi sentire a mio agio. Dopodiché, però, cominciò ad affidarmi dei piccoli compiti, che a me non dispiacevano perché in comunità e con la mamma ero abituato a fare i lavori. Ma con lei avrei scoperto poco dopo che era molto diversa la cosa. Mi raccomando, tira via solo la polvere dal tappeto del divano, ok? Anzi, fai una cosa, ogni giorno sul tappeto passa l'aspirapolvere. Così mi fai un piccolo favore e mi aiuti in casa, va bene? Se non ogni giorno, fallo ogni tot, ogni due giorni, to. Accettai contentissimo perché, dopo tutto, era il minimo, no? Mi aveva pure accolto in casa sua, non mi pesava per niente. L'unico problema è che quel tappeto si sporcava sempre di più o giorno dopo giorno. I miei cugini mangiavano cose che si sbriciolavano subito e non mangiavano in cucina, lo facevano in salotto, nonostante la zia a me avesse proibito di mangiare in salotto. Lo feci una volta e mi sgridò addirittura. Non puoi mangiare qua, mi hai capito? Non ti azzardare mai più, disse con rabbia, per poi aggiungere frasi come io mi offro di prendermi cura di te e tu ricambi così. Io pensai di aver sbagliato, quindi abbassai lo sguardo quel giorno e cercai di non commettere più quell'errore. Ma i miei cugini lo facevano e come l'errore. Ogni giorno, da quando avevano scoperto che dovevo pulire il tappeto ogni sera, si mettevano lì e sbriciolavano tutto. Un giorno quindi mi feci coraggio e dissi: scusate, potreste non mangiare qua? La zia ha detto che si arrabbia. Loro mi guardarono scioccati, come a dire: come osa dirci qualcosa? Ma fecero un sorriso forzato e mi dissero: oh, non preoccuparti, teniamolo un segreto fra di noi, ok? Non capirono, anzi, lo fecero apposta a non capire. E un giorno alcune briciole rimasero anche dopo che ebbi pulito. E zia Isabella si arrabbiò moltissimo. Cosa ti avevo detto? Avevi un solo compito, uno solo. Si arrabbiò così tanto da mandarmi in camera senza cibo. Ma anche in quel caso pensai di aver sbagliato io. Così mi feci forza e la mattina seguente le chiesi scusa. Scusami davvero, zia, prossima volta pulirò meglio. Lei mi guardò sempre con quel suo sorriso falso e rispose: va bene, non preoccuparti, dopo tutto hai preso da tua madre, sappiamo bene com'era quella lì, no? Ancora una volta una frecciatina alla sua stessa sorella, una sorella defunta. Ma ancora una volta pensai di aver sentito male o comunque che l'avesse detto con intenzioni buone per spiegarmi che avevo sbagliato. Quella mattina mi disse di rimanere a casa e che dovevo fare un lavoro per lei. Non preoccuparti, ok? Ci penso io a giustificarti col preside. Tu però oggi mi devi fare un grosso favore. Potresti pulire il salotto. Ieri non ho proprio avuto tempo. Accettai senza pensarci troppo, perché volevo farmi perdonare. Il salotto poi non era nemmeno così grande come il resto delle stanze della casa, quindi non ci avrei impiegato così tanto. Forse al massimo un'ora. Sorrisi anche io e cominciai queste pulizie. La sera, quando erano tornati, rimasi molto soddisfatto. E anche lei fu abbastanza soddisfatta e mi diede dei consigli per pulire meglio. Guarda, fai così, ok? Toglierai più polvere senza che ti vada addosso. Passammo la sera a fare questo, guardare le tecniche di pulizia che mi stava insegnando. Però era abbastanza noioso, anzi molto noioso, e non capii perché facesse così, ma imparai tutto, più o meno. Il giorno seguente andai a scuola e fu tutto più tranquillo, anche il giorno dopo. Addirittura i miei cugini non sporcarono quasi niente e giocammo un po' insieme. L'unica cosa è che non avevo avuto tempo per i compiti. Ma avrei rimediato, o almeno era quello che pensavo, quando non arrivò una nuova richiesta. Ehi Emiliano, vieni qui, mi faresti un favore anche domani? Oltre al salotto, puliscimi la cucina, va bene? Magari fallo il pomeriggio. Poi la sera ti insegno altre mie tecniche segrete di pulizia. Io la guardai un po' disorientato. Ma così dovrò saltare scuola? Lei mi guardò, e il sorriso si fece più inquietante stavolta sul suo volto. Ehi, ci penso io di nuovo, ok? E poi ricordati che noi ti stiamo ospitando, e in cambio sarebbe un minimo decente che tu ricambiassi, no? Visto che non hai idee, ho deciso di dartele io. Dai, ci vediamo dopo, tu comincia da dove vuoi. Quando hai finito, puoi fare quello che vuoi. Era una situazione stranissima, ma mi fidai. Dopotutto non avevo altri nella mia vita e dovevo ricambiare in qualche modo quella loro gentilezza. Questo era il pensiero che avevo in testa. Perciò mi rimboccai le maniche e mi diedi da fare. Il salotto non fu difficile, ma la cucina era un vero disastro. Tirai fuori ogni singola cosa dagli scaffali, così da riordinare e mettere le cose come si deve.
e dopodiché pulì anche all'interno. Scoprì così di avere delle capacità incredibili. Feci un lavoro davvero eccezionale, ma mi stancai talmente tanto da addormentarmi invece di fare i compiti. Ancora una volta non ero riuscito nemmeno ad iniziarli e stava capitando molto da quando ero a casa della zia. Quest'ultima tornata a casa si congratulò per la pulizia. «Oh, bravo, sei stato molto bravo! Vedi che allora puoi essere migliore di quella lì quando vuoi? Vedrai, ti trasformerò completamente!» Le sue frecciatine erano quasi diventate la norma, quindi imparai a ignorarle senza pormi troppe domande, ma ci fu comunque un problema. Quando vide che avevo ordinato tutto quanto, spostando un po' di prodotti, si arrabbiò. «Chi diavolo ti ha detto di tirare fuori le cose e pulire anche dentro? Allora sei anche disobbediente, vero? Da quando hai tutta questa fiducia in te? Tu devi solo fare ciò che ti dico, e il resto non conta! Niente cena nemmeno oggi! Vai in camera tua!» Quella frase mi lasciò incredulo. Fino a 2 secondi fa si stava congratulando. Cos'era successo? Era per le spezie che avevo spostato. Avrei dovuto rimetterle a posto, anzi avrei potuto sicuramente. Ma perché togliermi la cena? Capì dopo il perché. Semplicemente io le servivo a una cosa precisa nella sua vita. E per quella cosa mi aveva adottato, non per aiutarmi, non per darmi sicurezza, una casa o del cibo. Il giorno seguente mi disse di pulire di nuovo la cucina. «Ascoltami, rifai tutto, pulisci bene e metti i prodotti al posto giusto, cioè dove erano prima». Io la guardai con sguardo triste. «Ma ho scuola, non posso saltare!» Stavolta non si sforzò nemmeno di sorridere. «Tu fai come dico, capito? Il resto, come detto ieri, non conta». Non aveva nemmeno fatto uno dei suoi soliti discorsi. Era preoccupante, lei di solito parlava tanto. Così cominciai a ordinare con molta fatica. Rimisi tutto al posto giusto e passai un po' lo straccio. Il pavimento della cucina era molto sporco, perché i miei cugini avevano mangiato sbriciolando e buttando tutto, pure il succo. Era tutto appiccicoso e feci fatica a togliere ogni singola macchia. Stanco e distrutto, andai in salotto. Qui era di nuovo tutto sbriciolato sul tappeto. I miei cugini avevano ripreso a mangiare, a quanto pare, ma visto che non mi aveva detto niente la zia, non pulì lì e mi addormentai. E ancora una volta, niente compito. Ormai la scuola stava diventando un lontano ricordo. La zia, tornata a casa, non si preoccupò minimamente di me però. La prima cosa che disse fu: «Perché non hai pulito anche il salotto? Non vedi le briciole?» Io le risposi che non me l'aveva chiesto e lei si arrabbiò. «E quindi, se non te lo dico, preferisci vivere in un porcile piuttosto che pulire?» Ero perplesso. Dopo tutto quello che avevo fatto, mi aveva comunque sgridato. Infine mi disse di pulire e che solo dopo avrei potuto mangiare. Così cominciai, ma ci impiegai più del solito. Più pulivo, più i cugini sporcavano con la scusa che era ora di cena. «Vi prego, smettetela!» continuavo a dire, ma a loro poco importava. Conclusi mentre tutti erano a dormire e mangiai gli avanzi della cena. Era una situazione strana e spiacevole, ma ancora non lo capivo in quel periodo. E la sera, a quanto pare, per la prima volta vidi anche lo zio Michele. Ma andai subito a letto perché ero troppo stanco. Il giorno seguente la zia disse che sarei potuto andare a scuola solo dopo aver pulito anche la mia camera da letto e quella dei cugini, altrimenti niente. In pratica sapete cos'è successo? Sono entrato in ritardo a scuola per quasi una settimana. Gli insegnanti mi sgridavano e ovviamente alla zia non importava nulla. «Svegliati prima, no? Così finisci di pulire e vai a scuola», mi disse. E così cominciai a fare. Ma c'era un altro problema. Le 2 stanze da letto dei miei 3 fratelli non potevo pulirle troppo presto. Altrimenti li avrei svegliati e perciò mi svegliai io prima per fare colazione e pulire almeno la mia. Il piano funzionò, ma il mio sonno diventava sempre più precario. Ero stanco e provato. E dopo 2 mesi di quella vita cominciai a capire che la zia mi stava sfruttando. Ma non era finita. Ora arriva la parte peggiore, il motivo per cui mi aveva adottato. Un giorno mi prese e disse: «Vieni, andiamo da una parte». Mi portò nella vecchia casa. Sì, la mia vecchia casa. La strada fu breve, circa 30 minuti in auto. Vedere quella casa mi aveva fatto venire le lacrime agli occhi. La zia non mi aveva mai portato dopo la morte della mamma, anzi lei non mi portava mai da nessuna parte. Piansi però di nascosto mentre camminavamo per entrare. Se mi avesse visto mi avrebbe sicuramente sgridato. Così nascosi la faccia mentre lei parlava. Viveva in una casa proprio piccola. Beh, era da lei dopo tutto. Ha inseguito l'uomo sbagliato e ha speso tutto in stupidate, come ha sempre fatto. Non pensavo però che abitasse così vicino a noi, pensavo fosse scappata chissà dove dopo tutto quello che era successo. Ma si sa, più sei vicino al tuo nemico, più è facile che non ti veda. «Ah, tranquillo però, per fortuna tu non diventerai come lei e non andrai neanche via da noi». Sorrise ancora una volta, come se avesse appena detto di avermi salvato da mia madre. Ma ormai avevo compreso la sua falsità e non mi facevo abbindolare da niente. Dopodiché mi disse perché era lì. «Guarda la porta, è aperta, anzi la serratura è rotta. Hanno provato a prendere tutto dalla casa, alcuni ladri che a quanto pare non hanno trovato niente di niente, ma noi dobbiamo trovare una cosa importante, un tesoro che tua mamma custodiva.
Nel testamento c'era scritto che ti aveva lasciato un tesoro in casa e che solo tu potevi trovarlo. Ecco perché eravamo lì. Quella donna voleva la mia eredità, o qualunque cosa fosse. Avanti, mettiti a cercare qualunque cosa possa tornarci utile. Ritorneremo qui ogni 2 giorni e cercheremo dappertutto. Io non capivo ed ero stanco a causa del continuo lavorare, ma non potevo rifiutarmi. Dove altro sarei potuto andare? Sapevo però una cosa. Sapevo cosa cercare. La prima cosa che feci fu andare a tirare fuori il diario di mia mamma, senza dirlo ovviamente alla zia, cui cominciai finalmente a leggerlo. Era un diario come altri all'inizio. Lessi soltanto 3 pagine, perché cercai di memorizzare ogni singola lettera e ogni singola parola. In più piansi tantissimo a ogni frase. Dopotutto erano i ricordi di mia mamma, come potevo non commuovermi? Quel giorno si concluse velocemente, ma per la prima volta dopo tanto fui contento. In quelle prime 3 pagine mia mamma parlava della sua vita e di quanto fosse felice di avermi al suo fianco. Tornammo nei giorni seguenti e io di nascosto continuai a leggere quel diario. Era pieno di aggiornamenti sulla sua vita. Un giorno aveva litigato con un collega, che però era stato licenziato in tronco per aver esagerato e per averla spinta addirittura. Un altro aveva scritto di quanto ci avesse impiegato a trovare il mio regalo di compleanno. In un'altra pagina scrisse anche del suo periodo settimanale al mese, ma non capii subito. E direi per fortuna. A pensarci oggi mi viene da ridere. Ma dopo 3 settimane di lettura finalmente arrivai ad una parte molto interessante. Mia mamma si sentiva in pericolo. Zia Isabella l'aveva trovata, a quanto pare. Isabella è riuscita a trovare la mia via. Probabilmente il mio ex gliel'avrà detto. Probabilmente l'ha fatto per vendicarsi quando l'ho rifiutato, dopo che anche l'amante gli aveva rubato tutto. Ha veramente mandato la mia via ad Isabella, ora cosa faccio? Ci siamo parlate, ma non ho detto niente di troppo, per fortuna. Però le ho detto di stare attenta, perché ho nascosto una cosa che potrebbe farle del male, visto che conosco il suo passato meglio di chiunque altro, e so cosa fanno lei e suo marito la sera, insieme ai miei genitori. Ma io cosa posso fare adesso? Finì di leggere in questo punto. Una cosa mi incuriosì. Lo zio, io non l'ho mai nemmeno visto, anzi, una sola volta, però di notte. Lui usciva sempre molto tardi la sera, e in quel periodo non capii ancora perché. Però dopo un po' di investigazione riuscii a capirlo. Cosa faceva di preciso? E la zia che lavoro faceva? Ecco, queste cose non le sapevo. In quel periodo ero curioso di sapere, specialmente la loro storia. I miei cugini però non mi avrebbero aiutato di sicuro. Ormai era chiaro che volessero solo farmi i dispetti. Mi nascondevano le cose, mangiavano dal mio piatto e spesso mi davano la colpa dei loro errori. Volevo continuare quel giorno a leggere il diario di mia mamma, ma ormai il tempo era scaduto. «Avanti andiamo», disse mia zia, come sempre. Tornato a casa mi aspettavano solo pulizie e sonno per la stanchezza, ma quella notte decisi di rimanere sveglio più a lungo possibile davanti alla stanza dello zio. E infine sentì qualcuno uscire. Mi allontanai dalla porta e vidi lo zio. Era un uomo enorme e con un broncio sulla faccia, come fosse arrabbiato. Indossava una canotta sporca e dei boxer da notte. Andò prima di tutto in bagno a lavarsi la faccia e dopodiché si mise un camice, tipo quello dei dottori. Infine si guardò intorno per un po' e scese nello scantinato. Io non riuscii ovviamente a seguirlo. Vidi solo la porta chiudersi e fine. Andai a letto per la paura. Cosa stava succedendo? Cosa faceva quell'uomo e perché non si faceva mai vedere? Dopodiché sentì anche la zia uscire dalla stanza e lavarsi il volto. Cosa facevano entrambi di notte? I giorni passarono e tornammo di nuovo nella casa e continuai a leggere incuriosito e timoroso. Cosa stavo per scoprire? Continuo a vederla, continuo a vedere Isabella. È sempre in un angolo ad aspettarmi, come se volesse fare qualcosa. Qui la storia si interrompeva e partiva a una parte strana, dedicata completamente a me. Ehi piccolo, ho capito tutto. So cosa sta succedendo, ma non permetterò che tutto finisca invano. Ti devo dire la verità sulla mia famiglia. Tutto ciò che ti ho detto è una bugia. Io non sono scappata per una fuga d'amore. La mia famiglia è pericolosa, sono trafficanti. Spero sarai tu il primo a leggere il mio diario e dopo ti dirò dove andare per incastrare Isabella. Prima leggi attentamente. Isabella e i miei genitori sono trafficanti di sostanze illegali. Producono tutto in casa e fanno cose molto brutte ad altre persone che vanno contro di loro. Probabilmente faranno qualcosa anche a me. Io sono scappata perché non volevo una vita con loro. Volevo essere diversa e per questo mi sono messa con tuo padre. Ma anche lui, poco a poco, ha deciso di seguire i miei genitori e Isabella. Infine mi ha anche mollata per un'altra donna. Io andavo da lui e lo supplicavo di tornare, ma specialmente di non dire niente a Isabella di noi. Però a quanto pare l'ha fatto, o forse Isabella l'ha costretto a confessare. Ma tu ricorda, non devi mai avvicinarti a lei, è pericolosa. Ma se dovesse capitare che lei abbia deciso di prenderti con sé per trovare il mio tesoro, beh, sappi che so soltanto io dov'è. È un tesoro che ti aiuterà a sfuggire alle sue grinfie. Spero veramente tu stia leggendo questo diario perché il tesoro si trova nel nostro solito posto. E un'ultima cosa, ti voglio tanto bene, piccolo mio. Se mi succedesse qualcosa, sappi che sei la persona più importante della mia vita. Piansi molto. Tornai a casa con la zia nascondendomi la faccia.
per non farmi vedere. Ma piansi a dirotto, tutto il giorno. Mi mancava tanto e volevo stare con lei. Non potevo però. Decisi di realizzare il suo ultimo desiderio, o almeno pensavo fosse quello, cioè ritrovare il suo tesoro. Con solito posto, lei intendeva sempre in casa, sotto il mio letto. C'era un pezzo del parquet che si alzava. Da piccolo giocavamo a nasconderci dai mostri nell'armadio, sotto il mio letto. Divenne così un posto per me e mamma dove passare addirittura il tempo insieme. Il letto era bello alto e a volte ci addormentavamo sotto. Quindi al prossimo giorno di visita andai lì e trovai un biglietto. Il tesoro è dentro la mia bara. L'ho messo lì per impedire a chiunque di prenderlo. Ero scioccato. Come avrei potuto aprire una bara? Ma decisi comunque che l'avrei fatto. Dovevo arrivare fino in fondo alla questione. Ero un bambino, ma ero più sveglio di altri e stare sotto i maltrattamenti della zia mi aveva cambiato completamente. Ero maturato moltissimo in quei mesi. Così una sera presi una decisione e scappai via. Continuai a dire a me stesso che dovevo andarmene da quell'inferno, non potevo resistere oltre. Ero denutrito e stanco e non andavo a scuola da tantissimo tempo. Andavo a scatti, ma a quanto pare alla scuola nemmeno importava di ciò. Preparai del cibo e presi la pala che avevano in giardino per l'orto. La notte tarda andai prima che lo zio si svegliasse e cominciai a scavare nella tomba di mia mamma. Sapevo dove l'avevano seppellita, era poco distante da casa. Ci impiegai 1 ora e mezza ad arrivare a piedi e intanto mangiai a più non posso. Cominciai a scavare e lo feci per ore e ore finché non arrivai finalmente alla bara. Aprii con le ultime forze rimaste e quasi rimasi scioccato. Era conservata davvero bene, era bellissima, anche senza vita, ma non era più il momento di piangere, non potevo permettermi di perdere di vista il mio obiettivo. Cercai come si deve, sotto una mano, trovai qualcosa, un sacchettino, tipo quelli usati per i gioielli. Ero arrivato al limite, stanco e provato. Un bambino che fa sforzi simili non poteva di certo resistere a lungo, ma prima di collollare mi trascinai fuori e mi misi sotto un portico. Qui svenni prima di poter controllare il contenuto del sacchettino. Mi risvegliai il pomeriggio e fortuna volle che nessuno mi avesse ancora trovato fino a quel momento. Scoprì che il cimitero era chiuso per problemi, non c'erano nemmeno gli operatori. Fu facile quindi vedere tutto. Dentro al sacchettino c'erano 2 anelli con dei diamanti incastonati e una micro SD. Una memoria. Cosa conteneva? Mi chiesi. Ma proprio lì arrivò la polizia. A quanto pare qualcuno c'era invece. Un operaio che doveva ristrutturare il cimitero era arrivato presto la mattina e aveva visto la bara aperta. Perciò aveva chiamato la polizia. Questi mi trovarono subito, sporco, denutrito e stanco. «Sei stato tu a scavare così tanto?» chiese un poliziotto mentre il suo collega mi guardava con aria di pena. «Ma dai, è impossibile! Quanta forza di volontà può avere un bambino per fare una cosa simile?» Io svenni senza poter rispondere e mi risvegliai in ospedale. «Mamma, dove sei?» urlai come la prima volta che mi avevano trovato. Stavolta però non esagerai. Ormai era chiaro che non l'avrei più rivista. Un'infermiera cominciò a urlare a sua volta. «Dottore, sveglio!» Entrò un medico insieme al detective che mi aveva visto la prima volta, Riccardo. «Che succede?» gli chiesi. Lui mi guardò più sereno dell'altra volta. «Siamo felici, tu stia bene. Devi sapere un po' di cose. Prima di tutto che hai dormito per 3 giorni e come seconda cosa hai vendicato possiamo dire tua mamma». Io chiesi in che senso e lui mi raccontò cosa era successo dopo il mio svenimento. I poliziotti mi avevano trovato e portato in ospedale tenendosi però i miei effetti personali. Il detective incaricato fu proprio lui e spinto dalla curiosità prese la memory card e la mise dentro il suo smartphone. Era contro ogni protocollo ma la sua intuizione diceva di farlo perché mi aveva visto denutrito e stanco, completamente diverso dalla prima volta ed era molto preoccupato. Così i filmati lo lasciarono senza parole. C'erano mia zia, suo marito e i miei nonni in vari filmati, dove compievano atti criminali e producevano le loro sostanze. Erano prove che mia mamma aveva salvato per ricattare la famiglia, era quello il tesoro. In un ultimo video c'era proprio lei a parlare alla telecamera. Lascio questa registrazione come garanzia. Ho fatto i video per potermi tutelare, così sono riuscita ad andarmene e ho fatto tutto quello che potevo. Li ho minacciati, gli ho detto che avevo ogni cosa, potevo incastrarli. E che avevo nascosto queste prove, ma in realtà è sempre stata in mano ad una persona fidata questa memory. Una persona che ha nascosto tutto, come ho detto io, anche dopo la mia morte. Ovviamente non farò il nome di questa persona. Comunque se mi dovesse succedere qualcosa, usate questi video per incastrarli e proteggete mio figlio. Il detective mi ringraziò e mi spiegò che la mamma mi aveva lasciato quegli anelli costosissimi per poter cominciare una nuova vita, almeno dall'inizio. Infatti valevano 40.000 euro gli anelli. Ovviamente non puoi venderli ora, abbiamo i certificati però di originalità e tutto, ma finché non compi 18 anni non possiamo fare niente. Però possiamo portarti via da quella casa e rimetterti nella vecchia comunità se vuoi, mi avevano detto che ti eri trovato molto bene. Che ne dici? Ah, i tuoi zii e nonni sono stati arrestati molto in fretta, per un po' se ne staranno in cella. E i tuoi cugini sono stati affidati ad un orfanotrofio. Non preoccuparti per loro, ok?
pensa solo a te stesso d'ora in poi. Così ho cominciato la mia nuova vita in una comunità e crescendo sono arrivato dove sono ora, sano e salvo, per raccontarvi la mia storia.